Siamo, come sapete, abbiamo, come sapete, riaperto da qualche giorno, abbiamo riaperto il 26 aprile e speriamo presto di poter tornare anche ad accogliere il nostro pubblico per assistere alle lezioni in presenza. Finché la normativa non ce lo permette, comunque, siamo grati di riuscire a raggiungere tutti con il mezzo digitale e di riuscire a continuare a raccontare quanto il Museo Egizio sta facendo. Stasera sono particolarmente lieto di accogliere e di presentarvi Beppe Moiso e Tommaso Montonati, che hanno fatto un lavoro incredibile in questi ultimi anni. Beppe è arrivato. Si è subito unito a me all'arrivo del museo nel 2015, nel 2014 anzi, e subito ci ha anche manifestato la necessità di dedicare tempo e risorse all'archivio del Museo Egizio, e questa sua necessità si è concretizzata con l'arrivo di Tommaso, che era venuto per un breve periodo, Tommaso, ma che poi non l'abbiamo più lasciato andare, perché ha seguito le orme di Beppe, si è appassionato degli archivi ed insieme adesso costituiscono davvero una squadra per noi molto importante, perché un museo non vive senza i suoi archivi, un museo non vive senza i suoi documenti, un museo è molto di più della raccolta materiale degli oggetti che sono contenuti all'interno delle proprie vetrine, ma un museo è anche tutta la sua storia, documentata nel nostro caso dall'archivio storico, archivio cartaceo, archivio fotografico, ma è anche tutto quel sapere immateriale che si è tramandato, se volete, di generazione in generazione, di cui poi si può trovare traccia nelle carte. E proprio di queste carte d'Egitto, vogliamo parlarvi stasera, vorranno i relatori parlarvi stasera. Con la loro relazione, documenti inediti per servire alla storia del museo, vogliono parlare di quanto loro stiano facendo dietro le quinte e quanto questo lavoro sia cresciuto negli anni. Devo ringraziare d'obbligo la dottoressa Micheletto, già soprintendente archeologia del Piemonte, per l'aiuto che ci ha sempre fornito in questo. È d'obbligo ringraziare l'archivio di Stato che ci ha permesso di andare a lavorare e di studiare i documenti. Ed obbligo anche ringraziare l'architetto Papotti che ci ha permesso di acquisire fisicamente le lastre fotografiche che sono tornate in museo, che hanno un ruolo importante, perché è vero che il materiale si viene digitalizzato, ma è vero che il documento originario continua ad avere un interesse imprescindibile. E questo lavoro certosino di ricomposizione di disecta membra, di studio dei materiali, lettura dei documenti, di correlazione con le foto, è un lavoro che sta diventando sempre più importante per ricostruire la storia, ricostruire il paesaggio, ridare un contesto agli oggetti. E questo lavoro si è arricchito negli ultimi anni anche di materiale inedito si è potuto studiare grazie all'acquisizione di due fondi, il fondo del professor Curto e il fondo Scamuzzi, e ringrazio il professore, ringrazio il direttore Guido Curto e ringrazio il professor Scamuzzi per avere affidato a noi le carte dei loro padri e aver riconosciuto nella sede del Museo Egizio il luogo in cui questi documenti dovessero tornare per essere apprezzati e studiati. E proprio dallo studio, l'inventariazione e lo studio delle carte del fondo Scamuzzi sono emersi dei dati nuovi che in parte ci verranno presentati questa sera, che riguardano dei momenti importantissimi della storia, della formazione della collezione, dati che sono peraltro oggetto di studio e che dovrebbero arrivare presto a pubblicazione.
Quindi senza indugiare ulteriormente, io ringrazio nuovamente Beppe Moiso e Tommaso Montonati per essere qui con noi stasera e do loro la parola perché ci raccontino dei documenti inediti per servire alla storia del museo. Buonasera, grazie, bentrovati, grazie direttore. Allora inizierei soltanto per spiegare il motivo per cui abbiamo voluto, come dire, riutilizzare questo titolo apparentemente un po' obsoleto, no? Per questa comunicazione, ma l'abbiamo voluto fare appositamente perché se ne è prestata una nuova occasione, nel senso che Documenti inediti per servire alla storia del museo è un titolo usato. Già sul finire dell'Ottocento, proprio per far parlare dei documenti che allora erano conosciuti e che in una qualche misura servivano appunto a raccontare la storia delle collezioni di questo museo. Adesso, alla luce di nuovi documenti che sono emersi, come vi ha detto il direttore pochi minuti fa, ecco che di nuovo questo titolo appare più che mai coerente, attuale. E quindi questo è il motivo. Vorrei da subito però raccontarvi in breve, per chi magari ci segue un pochino più da distante, quali sono i nostri archivi, per capire qual è la macchina che usiamo, no? Per perseguire questi nostri obiettivi. Fondamentalmente noi possediamo due archivi. Possediamo una parola un po' grande, perché non è che li possediamo materialmente almeno uno, come adesso sto per dirvi. Allora, praticamente il nostro archivio, fondamentalmente quello cartaceo, è costituito da circa 40 metri di carte, 40 metri lineari di carte, che riguardano appunto la storia di questo museo, diciamo dall'inizio, quindi dell'Ottocento, fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Questo fondo è sempre stato conservato all'interno dei locali di questo museo, fin quando, con la nascita della fondazione, l'intero archivio è stato depositato dall'allora soprintendenza archeologica all'archivio di Stato. Questo fatto è avvenuto in tre momenti diversi a partire dal 2005. Io l'ho vissuta in maniera molto diretta questa esperienza, ahimè anche abbastanza negativa, perché i documenti sono stati consegnati, dicevo, in tre momenti diversi e quindi hanno generato nell'archivio di Stato tre fondi separati, 323, 323 bis e 323 ter. Quindi noi abbiamo delle carte, magari appartenenti allo stesso gruppo, sparse in questi tre fondi separati. Questo purtroppo crea qualche problema per la consultazione delle carte. Non più per noi adesso, perché in accordo con l'Archivio di Stato abbiamo proceduto alla scansione di tutto il fondo, almeno di tutte quelle parti che ci interessavano in maniera diretta, con oltre 80.000 file ci siamo portati in casa praticamente l'intero contenuto di questo fondo. Ora, se da un lato certamente l'allontanamento del fondo cartaceo, come ben diceva il direttore prima, ha creato un grave danno all'operatività scientifica, perché è un po' come avere un'automobile e non avere il libretto di uso e manutenzione, perdonatemi la banalità, però certamente queste carte ci servono, come lo stiamo constatando adesso, pressoché quotidianamente. E lo possiamo fare grazie alla digitalizzazione, che però ci ha offerto un altro vantaggio in cambio delle carte vere che non abbiamo più, ossia quella di un riordino. E qui, grazie all'opera straordinaria di Tommaso, siamo riusciti, rivedendoci queste carte, abbiamo avuto l'opportunità appunto di riordinarle e quindi oggi sono molto più accessibili, facilmente consultabili. Parallelamente all'archivio cartaceo, negli anni si è venuto a creare l'archivio fotografico. L'archivio fotografico, anche questo costituito da oltre 40.000 elementi, si parte da lastre fotografiche su vetro che risalgono principalmente all'epoca di Schiaparelli, quindi in fine dell'Ottocento, primi anni del 1900. Si aggiungono poi altri negativi su pellicola,
per arrivare poi alle stampe di cui abbiamo delle straordinarie collezioni. Alcuni di voi ha già avuto modo di vedere in quelle serate che facciamo per Archivissima, eccetera, dove appunto ci sono queste belle immagini che risalgono appunto ai primi fotografi, questi album meravigliosi che possediamo. Finiamo poi con una quantità notevole di diapositive. Un progetto che presto tutti quanti potrete come dire approcciarvi prevede che una buona parte, un numero significativo di lastre fotografiche su vetro verrà messo online e quindi sarà possibile vederle anche dall'esterno. Diciamo poi che in passato la ricerca archivistica, diciamo pure che per quanto riguarda i due fondi, è sempre stata abbastanza limitata. Limitata forse anche perché i materiali non erano ordinati e quindi la consultazione risultava abbastanza complessa. Fra questi però mi fa piacere ricordare Silvio Curto, che già nel 1965 la direzione del museo si era, come dire, accostato al mondo degli archivi e nel 1976 aveva stampato quel straordinario volume, La storia del Museo Egizio, ancora oggi considerato una pietra miliare, dove appunto racconta una quantità di aneddoti e di dati straordinari fondamentalmente desunti appunto dall'archivio nostro, sia quello cartaceo che quello fotografico. Nel 1963 aveva già provveduto alla stampa di un volume, Gli scavi italiani e il Gisa, del 1903, che è stata praticamente la prima campagna archeologica del nostro Schiaparelli, appunto nella località di Gisa. Anche in questo caso i documenti erano desunti dal nostro archivio. Più tardi la nuova direttrice, Anna Maria Donadoni Roveri, aveva anch'esso attinto da questi archivi, principalmente per dati relativi all'attività archeologica Schiaparelli-Farina, e quindi ha pubblicato insieme ai suoi collaboratori una serie di saggi che hanno attinto documenti appunto proprio dai nostri archivi. Ma adesso, venendo in tempi moderni, invece dobbiamo segnalare l'attenzione che da subito il museo, la fondazione, ha attribuito agli archivi. Certo, uno, quello cartaceo non ce l'abbiamo più, ma abbiamo quello fotografico, che naturalmente è stato messo più che mai a frutto, come vi dicevo prima. Ma questa attenzione agli archivi, che è stata pianificata con delle risorse dedicate, il sottoscritto e Tommaso Montanati, di cui già abbiamo parlato, ma soprattutto del sostegno indispensabile del direttore. Questo veramente va ribadito, perché è proprio stato l'elemento che ha fatto la differenza. Ebbene, in che cosa è consistito questo nostro lavoro? Beh, in sostanza di digitalizzazione ne abbiamo già parlato. Quindi questa digitalizzazione ha prodotto una quantità straordinaria di file che poi sono stati riordinati all'interno di cartelle, quelle che noi chiamiamo in gergo quotidiano i barattoli. Questi barattoli praticamente rappresentano un preciso soggetto, per cui abbiamo un sito archeologico, un monumento, una tomba o un personaggio, all'interno del quale siamo andati a collocare tutti i documenti che riguardano quel determinato soggetto. Quando un documento riguarda più soggetti, come spesso accade, lo stesso documento viene posizionato in tutte le cartelle che lo riguardano. Ecco, per far questo naturalmente non ci siamo appoggiati soltanto ai nostri archivi, ma siamo andati anche fuori dalle nostre porte e siamo andati a consultare archivi spesso insospettabili, oltre che i classici, dall'Archivio di Stato, naturalmente l'Accademia delle Scienze, l'Archivio del Museo di Antichità e tanti altri, Biblioteca Reale e così via, ma siamo andati anche a colpire in archivi insospettabili, tipo l'Archivio della Sindone, il Museo del Cinema, il Collegio Artigianelli, quindi tutti archivi che in qualche misura abbiamo scoperto potevano, da note eccetera trovate sparse un po' qui un po' là, potessero contenere del materiale che ci poteva riguardare, e quindi ecco che siamo andati a curiosare anche lì.
Qual è l'obiettivo finale di questo mestiere che stiamo facendo? Beh, intanto, come vedete adesso, o meglio, che vedete poco in questa slide, vedete che vengono confezionati dei documenti Excel che naturalmente riassumono tutti i risultati di queste ricerche. Documenti che quotidianamente si aggiornano anche quando è necessario, perché la ricerca non ha mai fine e quindi spesso ci si deve ritornare su quanto detto per apporre delle modifiche. Dicevo, l'obiettivo è quello del riconoscimento delle antichità. È importantissimo risalire alle origini delle nostre antichità attraverso anche ai documenti che ne accertano la provenienza, perché voi che vedete un'immagine su un libro, su una pubblicazione, in una vetrina, vedete che sotto c'è un numerino. Quel numerino che apparentemente al visitatore distratto rappresenta nulla, in realtà è fondamentale, perdonatemi l'assurdo ancora automobilistico, ma è come una targa per un'automobile. Cioè, quel numero sta a indicare la provenienza, prima di tutto di che oggetto stiamo parlando, la provenienza e la sua storia attraverso la provenienza e le fasi successive. Per esempio, la statua di Ptah, catalogo 87 che state vedendo adesso, noi con tanta difficoltà la riusciamo a riconoscere nei documenti più antichi. Questa fa parte della collezione Drovetti, quindi è giunta a inizio 800. Perché? Perché la statua è arrivata senza testa. La testa è moderna, o meglio, è stata realizzata successivamente, per cui è difficile scoprire una statua acefala quando invece noi ce l'abbiamo con la sua testa. Quindi ecco che la storia che è venuta dopo diventa determinante per capire che si parla di quella statua lì, a parte la testa. Ecco, ma ci sono altri casi, no? Per esempio, immaginiamo soltanto oggetti che nel corso della storia hanno subito delle trasformazioni. Tutti ricorderete, la ricordo anch'io, il cosiddetto testone, no? Di Tutmosi I, che era corredato di una bella, tra virgolette, doppia corona, corona rossa con corona bianca, e quindi era un pezzo solo. Questo è probabilmente un papocchio che aveva fatto il Cordero di San Quintino. Ebbene, negli anni 60, fine degli anni 60, è tornata al suo originale splendore, nel senso che è stata risezionata, è stato tolto il pezzo che arbitrariamente era stato messo in mezzo, e la testa è così come la vedete. Però, in fatto di catalogo, da un pezzo solo ne sono venuti due, e in effetti il catalogo 1387 è corredato anche di un secondo numero, che è il 1387 bis. Quindi, come vedete, da un pezzo solo ne sono venuti fuori due. Andiamo avanti ancora, vediamo per esempio, ricordate tutto quel bel bacile attorico proveniente da Gebelein. Ebbene, questo oggetto, che era costituito da una serie di numeri di inventario che rappresentavano appunto i singoli pezzi superstiti del bacile, che poi è stato ricomposto e oggi lo conosciamo come S12311, che è praticamente il numero col quale si individua l'insieme di quegli frammenti che ricomposti gli hanno ridato questa nuova vita. Ecco, diciamo poi a questo punto che il fondo antico, per fondo antico noi intendiamo tutti i materiali che ci sono pervenuti, diciamo dalle origini, origini intendo dire collezione Savoia, poi collezione Donati, per poi arrivare con la Drovettiana, con la collezione Drovetti. Questa è quella che genericamente già da Curto era definito il fondo antico. Ecco, questo fondo diciamo che è caratterizzato da una serie di collezioni più o meno grandi che si sono nel tempo mescolate fra di loro ed erano di solito accompagnate da elenchi, documenti che in qualche misura ne illustravano il contenuto. Certo, spesso però queste descrizioni erano estremamente o lacunose o fantasiose, anche dovute alla scarsa conoscenza della cultura dell'antico Egitto del tempo. Quindi bisogna interpretare queste cose, questi nomi di divinità,
che non erano certamente quelli che noi conosciamo oggi. Quindi è un lavoro estremamente complicato. Forzare quasi la nostra testa, il nostro cervello, cercare di, come dire, riconoscere delle cose che a primo acchito sembrerebbero irriconoscibili e sbagliate. Diciamo però che il riconoscimento certo di un oggetto all'interno di un determinato inventario o catalogo costituisce un punto fondamentale di partenza, utile per datare il suo arrivo, come già abbiamo detto, in museo, e procedere alla sua individuazione negli inventari successivi, per arrivare fino ad oggi. Già con la collezione Drovetti, siamo nel 1824, già da subito importanti disattenzioni hanno minato questa storia, perché la collezione, che era accompagnata da una lunga distinta di cui vi parlerò meglio, che è uno dei documenti oggetti del recente ritrovamento, gli oggetti sono appunto numerati, hanno una loro numerazione che vedremo, non è una numerazione purtroppo progressiva, ma è una numerazione per tipologia, ma ne parleremo meglio più avanti. Comunque c'era un numero, questi numeri erano stati apposti direttamente sull'oggetto, anche mediante un'etichetta, oppure con un cartellino amovibile legato con un pezzo di spago. Ecco, al Cordero di San Quintino, che per primo si occupò anche dell'ordinamento degli oggetti, venne contestata l'asportazione e il mescolamento dei cartellini. Quindi già da allora si è persa l'identità di alcuni pezzi, proprio per questa disattenzione. Questo fatto fu peggiorato ancora quando dal 1832 entreranno a far parte della collezione Drovetti anche le altre collezioni preesistenti in città, la collezione Savoia e anche la collezione Donati, che oltre le statue che tutti conoscete c'era anche un certo numero di oggetti minori, fra cui lucerne eccetera eccetera, che non avevano un numero, non erano ben identificati e quindi sono stati mescolati, e così è finita la storia. Anche le collezioni minori che sono nel tempo arrivate avevano un loro inventario. Una fra tutte è la collezione Sossio, sono altri 1200 e più pezzi che sono documentati attraverso questo foglio così miserando che state vedendo. Ebbene, ancora tra questi documenti ritrovati c'è uno straordinario inventario della collezione Sossio dove gli oggetti vengono puntualmente descritti e non in maniera sommaria. Anche se nel tempo ci si è resi conto di questo caos che regnava all'interno delle collezioni e man mano che la scienza egittologica progrediva, sempre di più era necessario individuare in maniera inequivocabile gli oggetti. E quindi allora ecco che sono stati tanti tentativi di mettere ordine, purtroppo si è sempre commesso tra virgolette errore, che per noi quantomeno, di suddividere gli oggetti per tipologia e poi cominciando sempre da uno, per cui avevamo tanti uno, avevamo un sarcofago che aveva il numero uno, avevamo una stele col numero uno e una mummia col numero uno, per esempio. Ora, voi capite che quando le suddivisioni sono in maniera così evidente, e allora è facile non confondere, ma un rilievo parietale con un frammento di una stele, per esempio, o per una tabella, per alcuni viene chiamato in un modo, per altri in un altro. E quindi naturalmente la confusione in questa maniera è molto aumentata. E quindi bisognerà arrivare poi alla fine dell'Ottocento, 82-88, con i due cataloghi, i due volumi di catalogo Fabretti, di cui vi parlerà estesamente Tommaso, per arrivare ad una numerazione unica che parte da 1 e arriva fino a 7400. E quindi in questa maniera il pezzo è inequivocabilmente riportato con un numero. Questo è ciò che rappresenta il vecchio fondo. Il nuovo fondo presenta delle problematiche diverse e nuove. Allora, con gli scavi di Schiaparelli, a partire appunto dal 1903, vedremo che i materiali che provengono direttamente a Torino dagli scavi. Ma già prima, nel 1900, Schiaparelli, prima di attivarsi direttamente sul campo, come già aveva fatto a Firenze, si affida al mercato antiquario e con un viaggio in Egitto nel 1900
porta a casa una certa quantità di oggetti che sono accompagnati da questo inventario. Quindi abbiamo un inventario, una distinta di tutte le antichità da lui comperate nel 1900 in Egitto. Certamente sono materiali, come peraltro tutti gli altri di cui abbiamo parlato finora, di cui si conosce niente, non si conosce il contesto di provenienza, e anzi questi acquisti sul mercato antiquario stimolavano sempre di più la ricerca clandestina e la costruzione di falsi, inevitabilmente. Ma con il 1903 inizia il ventennio di scavi, e quindi ecco che per Schiaparelli, che scava appunto in queste località, da Giza fino ad Assuan, ha la possibilità di riunire oltre 17.000 oggetti che verranno gradualmente portati a casa, a cui si aggiungeranno poi quelli delle missioni Farina del 30, 35 e 37. Bene, questi oggetti però per la loro classificazione e inventariazione presentano anche dei problemi un po' diversi, nel senso che se da un lato ci sono ancora degli oggetti singoli, come quelli che vedete nella tomba di Ka, certo, il letto è il letto, il supporto della lampada pure e così via, ma abbiamo poi una grande quantità di cosiddetto materiale sciolto, quello che viene dallo scavo e che è costituito da contesti spesso disturbati, dove gli oggetti sono mescolati, frantumati fra di loro, e quindi qui dare un numero di inventario in maniera, come dire, precisa ai singoli oggetti non è assolutamente possibile. Questo si può fare soltanto dopo attenti studi a casa, con calma, quando si ricompongono dei pezzi. È un po' il caso dei frammenti del bacile di Gebelein di cui abbiamo parlato prima. Bene, quindi queste sono le problematiche che noi dobbiamo affrontare quotidianamente in questo straordinario mestiere che abbiamo la fortuna di poter fare. Bene, vorrei adesso rapidamente passare in rassegna quelli che sono, i nostri punti di forza, i nostri strumenti che ci permettono di compiere queste indagini. Allora, questo che vedete è ancora un inventario manoscritto di Schiaparelli, appunto riferito ai suoi anni di ricerche, ma in realtà noi possiamo andare avanti ancora e vedere come il catalogo, questo che vedete adesso, rappresenti un punto fondamentale. Abbiamo anche detto che i cataloghi sommari, come quello che avevate visto prima, in realtà un catalogo sommario non serve mai se non per dare un'entità complessiva del contenuto della collezione, perché in realtà gli oggetti non sono descritti singolarmente, ma semplicemente in maniera quantitativa, e quindi dà soltanto un conteggio complessivo. Ma invece questo documento che state vedendo adesso, Catalogue de la collection d'antichité de Monsieur le Chevalier d'Oveti, che è stato reperito appunto nel fondo Scamuzzi, è straordinario. Una copia di questo documento è conservata presso l'archivio dell'Accademia delle Scienze, e quest'altra invece è stata ritrovata adesso. Questo documento rappresenta in assoluto il primo documento conosciuto che descrive le antichità sedute dal Drovetti al Piemonte. Si tratta di un documento manoscritto, redatto evidentemente in più copie e ricavato con ogni probabilità da una bozza che il Drovetti aveva fornito al nostro Carlo Vidua quando appunto si era recato a vedere, a parlare col Drovetti in Egitto, e quindi attraverso poi questa bozza rielaborata in bella copia, in più esemplari, affinché potesse presentarlo, inoltrarlo negli ambienti di corte per presentare questa importante collezione, perorandone l'acquisto. La copia conservata in museo, insieme ad altri documenti che riguardano questo preciso momento storico, è costituita da tre quaderni fascicolati riportanti l'intera consistenza della collezione suddivisa in 19 capitoli in base al materiale e alla tipologia degli oggetti, e si conclude con le 3.007 medaglie che appunto accompagnavano la collezione. Questo documento però, questa copia che abbiamo trovato, e riveste una particolare importanza, in quanto è il documento originale servito per il riscontro inventariale della collezione, eseguita
dal Cordero di San Quintino presso i magazzini Morburgo, come sapete, nel settembre-ottobre del 1823. Questo è evidente perché rivestono particolare importanza gli spunti e le annotazioni a matita riportate a margine dei singoli oggetti, con la numerazione delle casse, delle ceste, dei bauli, degli involti, indicando anche lo stato di conservazione degli oggetti e poi gli oggetti mancanti e quelli in esubero. Queste ultime due categorie hanno poi generato due distinte a parte conservate all'archivio di Stato. Lo accompagnava in questa operazione il Domenico Pedemonte, procuratore del Drovetti, colui che poi firmerà l'atto di vendita della collezione. Ecco, qui lo vedete con il suo nome riportato. Bene, a questo che è il primo catalogo, con una descrizione sommaria delle antichità, qualche volta non così chiare, e anche le misure che sono in once, quindi c'è tutto un problema di trascrizione, di trasformazione di queste misure. Comunque, a fare d'appoggio a questo primo catalogo ne esiste un secondo, il cosiddetto catalogo provvisorio, così è descritto nella prima pagina. Questo documento è conservato all'Archivio di Stato ed è costituito da 14 fascicoli riportanti con numerazione unica. Ecco, questo è il pregio di questo documento, con numerazione unica partendo da 1, quindi tutti gli oggetti allora presenti in museo. Noi non abbiamo purtroppo la data perché non c'è su questo documento. Comunque, da tutta una serie di considerazioni di oggetti presenti oppure no all'interno di questo catalogo, si può desumere che sia stato redatto tra il 1832 e il 1852. E quindi questo è un documento che a noi è servito tantissimo anche per la descrizione che viene fatta dei singoli oggetti in maniera un pochino più attenta del catalogo, anche perché è passato qualche anno e quindi diciamo pure che la cultura riferita all'antico Egitto ha già compiuto dei passi avanti. Esiste poi una cartina topografica, una cartina topografica che purtroppo è piccolina, forse non la vedete tanto, ma che rappresenta le due sale dello statuario, così come sono oggi. Vedete le due sale, sulla sinistra, abbiamo le finestre che danno verso il cortile e dall'altra parte invece sulla strada. Ebbene, queste erano le due sale, appunto cosiddetto, dello statuario. Si tratta di un rilievo visivo, quindi non in scala, però è indicato il posizionamento delle statue e di altri materiali lapidei precedentemente collocati nella sala del Nicolosino. Ricordate l'acquerello del Nicolosino del 1832 o giù di lì? Ecco, le antichità furono poi trasferite all'interno di queste due ampie sale e dove ancora sono tuttora. Del resto io ricordo ancora una grande quantità di materiali lapidei minori sui davanzali delle finestre. Quindi oggi ma ancora prima, negli anni 80-90, era già molto stato alleggerito il contenuto di queste sale. Allora, all'interno di queste piantine vedete i rettangolini che stanno a indicare il posizionamento delle varie statue. E vicino c'è un numero, per esempio il numero 1, che in alto della prima sala vedete a sinistra, sulla testata al centro c'è il numero 1. Quella è la statua di Seti I, ma come facciamo noi a sapere che quell'1 corrisponde a Seti I? Perché andiamo a cercare il numero 1 sul catalogo provvisorio di cui vi ho appena parlato, che in maniera progressiva riporta tutte le antichità. Al numero 1 c'è appunto la statua di Seti II, come al numero 5 c'è quella di Tutmosi III e così via. Quindi con questo semplice sistema, partendo dalla piantina topografica delle due sale e ricollegandosi al contenuto del catalogo provvisorio, siamo nella condizione di poter riconoscere tutti gli oggetti lapidei di pietra, insomma, che erano ospitati all'interno dello statuario. Abbiamo poi due tavole allegate a questa piantina, due tavole
che sono costituite da due colonne di numeri. Allora, la prima in alto reca il numero C, che sta per catalogo, che vuol dire catalogo provvisorio, mentre la seconda S, che sta per situazione, che vuol dire la situazione in cui erano state allestite. Corrisponde anche alla successione con cui il visitatore vede gli oggetti uno dietro l'altro. Quindi, tale fatto, di cui ancora non siamo ben riusciti a capire questo meccanismo, ma in realtà lo statuario, nel momento in cui sono state stilate queste tabelline, iniziava la visita, iniziava dall'entrata a mezzanotte della seconda sala. Ossia dalla porta, scusate, che sta alle spalle della statua di Amon e Horemheb. Quindi si entrava di lì allo statuario. E quindi ecco che la prima statua che il visitatore vede è la numero 1, S1, che corrisponde al numero 19, che numero 19 è presente nel catalogo provvisorio. Infatti, nel catalogo provvisorio, al numero 19 risulta appunto questa statua. Abbiamo poi una seconda tavola che, mentre questa prima, diciamo che dopo un primo sconcerto iniziale, capito il meccanismo, siamo riusciti interamente a leggerla, la seconda invece, ahimè, ha presentato un nuovo problema, in quanto oltre alle due colonne simili a quelle di cui già abbiamo parlato sull'altra tabellina, se ne affianca una terza alfanumerica, nella quale appunto, nonostante i tanti tentativi, non siamo riusciti a capire che cosa volesse dire di 9, di 1, di 5, I1, A1 e così via. Sarà soltanto ancora il ritrovamento nell'archivio Scamuzzi a, come dire, aprirci gli occhi. Il ritrovamento del catalogo dichiarativo della collezione egizia del Museo dell'Università di Torino, che qui vedete il frontespizio, la prima pagina, è un catalogo che ancora suddivide gli oggetti per tipologia, dandogli una lettera dell'alfabeto. Per esempio, A stava per indicare idoli, quindi A1 era il primo monumento della categoria idoli, B, animali simbolici, C, pastofori e così via. Ecco, quindi questo meccanismo ancora ulteriormente complicato ci permette però di dare un senso, di scoprire che cosa volesse dire appunto questa numerazione alfanumerica. Allora, come vedete qui la situazione è caotica più che mai. Quindi è un divertimento straordinario, un po' una sorta di detective, no? Il mestiere che si porta avanti andando a leggere nelle pieghe per cercare di dare delle interpretazioni più corrette possibili alle cose. Comunque, tutti i documenti di cui abbiamo fin qui parlato sono tutti manoscritti, redatti per uso interno, fondamentalmente, non era previsto di esternare questi dati. Bisognerà poi, a partire, diciamo, da metà dell'Ottocento, 1852, in cui verranno prodotti dei cataloghi a stampa. Il primo, quello redatto da Pier Camillo Curti, appunto nel 1882, 852, e poi successivamente quello il trittico, come lo chiamiamo, il Fabretti Rossi Lanzone, che costituì poi un punto fondamentale, un punto di partenza che permetterà poi appunto di aggiungere altri oggetti, però cambiandogli anche come dire, il nome, nel senso che al catalogo si sostituiranno poi i supplementi della collezione di scavo, appunto dello Schiaparelli e così via. E adesso, proprio per entrare in merito all'operatività svolta, ai risultati ottenuti, passo con piacere la parola a Tommaso Montonati, che meglio vi racconterà nel dettaglio come si è sviluppato e codificato questo nostro lavoro. Grazie. Grazie Beppe, buonasera a tutti e iniziamo subito questa seconda parte dell'intervento e entriamo un po' anche nel dettaglio di
di che cosa faceva parte degli inventari ottocenteschi. Innanzitutto, il Museo Egizio contiene circa 40.000 antichità, tuttavia queste antichità non sono raggruppate in un unico sistema inventariale, bensì nel corso dei decenni o anche nei due secoli di vita del museo si sono sviluppate addirittura tre insiemi di sistemi inventariali, ognuno naturalmente distinto, che ci permette di poter individuare in maniera puntuale un determinato reperto, ma che all'inizio può creare qualche confusione per chi non è dentro le meccaniche di questo sistema. Come ha anticipato Beppe prima, il primo grande nucleo composto da una sorta di un'inventariazione, una sorta di censimento che Fabretti Rossi Lanzoni, il direttore Fabretti e i due collaboratori Francesco Rossi e Rodolfo Lanzoni hanno compiuto negli anni 80 dell'Ottocento, un'opera appunto di inventariazione di tutte le antichità presenti, antichità egiziane naturalmente, presenti all'interno del museo, per arrivare a 7.400. Quindi è il primo grande punto fermo, nonostante gli inventari precedenti, alcuni fossero divisi per tipologia, come Beppe ha anticipato prima, iniziavano nuovamente a ogni tipologia nuova dal numero 1 in questo caso, come è successo per il cosiddetto catalogo provvisorio, anche in questo caso vi è un'unicità di corrispondenza fra un numero e un reperto. E questo sistema è stato ritenuto così importante, così anche fondamentale per lo sviluppo stesso del museo, che tuttora è ancora in uso, e una gran parte, appunto 7.400 antichità circa, sono ancora oggi chiamate con questo sistema inventariale, per insomma abbreviazione noi li chiamiamo numeri di catalogo o CAT, in maniera ancora più diminuita. Un secondo grande sistema, come Beppe ha anticipato poco fa, è un sistema di inventariazione iniziato da Ernesto Schiaparelli, una volta giunto alla direzione del museo nel 1894, il quale anziché a continuare l'inventariazione incominciata e poi cristallizzata nei due volumi del 1882 e del 1888, decide di iniziare un nuovo sistema inventariale, arrivando a contare al suo interno per il solo Schiaparelli circa 17.130 antichità, le quali all'inizio corrispondono a quelle piccolissime collezioni che giungono in un museo a fine Ottocento, e poi dopo la campagna di acquisti che Beppe prima ha illustrato, la grande maggioranza di reperti sono quelli derivati dalle antichità trovate durante le campagne di scavo del museo della Missione Archeologica Italiana tra il 1903 e il 1920. Questo sistema di inventariazione è molto utile perché Schiaparelli progressivamente elenca, anche in questo caso da un numero univoco ai reperti che inventaria, e sono divisi in sito per sito, anno dopo anno, quindi anche in questo caso abbiamo un range molto chiaro sul luogo in cui questi oggetti sono stati ritrovati, sia anche la maggior parte dei gruppi sull'anno in cui questi oggetti appunto sono stati recuperati, in modo tale che noi e gli studiosi che si approcciano a studiare determinati reperti o determinati siti archeologici hanno un quadro abbastanza completo della situazione e dei risultati degli scavi che sono arrivati con la Missione Archeologica Italiana. Un terzo gruppo, un terzo sistema di inventariazione è quello che è chiamato provvisorio, il sistema dei provvisori, un sistema che molto probabilmente si è sviluppato nel secondo dopoguerra, quando le antichità sono ritornate al museo dopo la breve sosta che si era compiuta nel castello di Allier a protezione dai bombardamenti aerei del 43, del 44, del 45. E una volta tornati è possibile che alcune antichità avessero perso il loro cartellino, quindi il loro numero ideato da Schiaparelli o il loro numero ideato dal catalogo Fabretti Rossi Lanzoni, oppure
vi era anche la possibilità che alcune antichità, soprattutto quelle degli scavi Schiaparelli, non avessero mai ricevuto un loro numero di inventariazioni. In questo caso si è provveduto a dargli un numero inizialmente provvisorio, pensato per essere provvisorio, e poi questo numero pensato per essere provvisorio è diventato sostanzialmente definitivo, per cui ormai si chiamano provvisori, ma in realtà sono dei numeri sostanzialmente dati definitivamente a circa 7.000 antichità. Quindi, avendo questo in mente, possiamo pensare di indagare la nostra collezione. Abbiamo iniziato naturalmente dalle collezioni più antiche, dal catalogo Fabretti Rossi Lanzoni, per indagare la storia del nostro museo, ma anche la storia delle collezioni originarie. Abbiamo già detto che enumera tutte le antichità presenti nel museo, anche se vedremo successivamente Fabretti Rossi Lanzoni si dimenticano di qualche piccolo oggetto, e con la curiosità che, oltre che a elencare e a inventariare elementi propriamente egiziani, inventariano anche calchi, inventariano quindi oggetti moderni, oggetti ottocenteschi, come appunto statue, stele in gesso, ma anche dei modellini lini. In questo caso possiamo vedere una pagina che inventaria i modellini lini giunti nel 1824 insieme alla collezione di Drovetti, molto probabilmente attribuibili a un collaboratore di Drovetti, Rifaut. Quindi in questo caso vi è una sorta di mix fra antichità egiziane e oggetti, insomma, di età moderna. Per il nostro approccio allo studio della collezione, e quindi anche a capire l'origine di queste collezioni, il catalogo Fabretti Rossi Lanzoni non c'è molto d'aiuto, perché i tre studiosi ottocenteschi in realtà non tengono molto conto della provenienza delle varie collezioni, in modo tale che noi oggigiorno abbiamo molta difficoltà a poter riconoscere i nuclei delle varie collezioni. Questo perché, quando parliamo di collezione ottocentesca, abbiamo tutti in mente naturalmente l'importante collezione Drovetti, di cui possiamo vedere, qui abbiamo portato due esempi illustri, il Ramesse II e il Seti II, tra le migliaia di oggetti molto importanti che sono giunti tra la fine del 1823 e il 1824. Tuttavia, a parte questa importantissima collezione che ha dato la nascita, ha dato i natali al Museo Egizio, ci sono altre 66 acquisizioni che sono state compiute tra il 1824 e il 1888, anno di pubblicazione del catalogo Fabretti Rossi Lanzoni. Le più note sono quella che viene in gergo chiamata collezione di Casa Savoia, di cui la mensisiaca, la famosa mensisiaca, è uno dei il rappresentante più illustre, e è giunta insieme alla collezione Donati, che Beppe prima ha illustrato brevemente, nel 1832, quando il Museo dell'Università di Torino è stato unito al Museo Egizio, in questa sede, nel palazzo collegio, l'ex collegio dei nobili. E oltre a queste quattro collezioni, naturalmente non possiamo non dimenticarci della collezione Sossio, una collezione conosciuta ma di cui non si conosce esattamente il contenuto. Parliamo di circa 1300 antichità, quindi una collezione di tutto rispetto, di cui comunque non vi è quasi più traccia delle sue componenti, la maggior parte dei quali sono amuleti, scarabei, quindi oggetti di piccole dimensioni, che nel tempo si è persa la loro origine, la loro appartenenza a questa collezione, e sono andati a mischiarsi con tutti gli altri amuleti, tutti gli altri scarabei, tutti gli altri oggetti minori. Naturalmente quelli un po' più grossi, come in questo caso questo bellissimo papiro con questa scena di pesatura del cuore, siamo stati in grado di poterlo in qualche modo riconoscere. Naturalmente, oltre a queste, ci sono una moltitudine di collezioni minori. Abbiamo elencato brevemente tutte le collezioni, non tanto per spaventarci, ma per farci capire come effettivamente quello che viene chiamato anche vecchio fondo, che viene chiamato fondo catalogo Fabretti Rossi Lanzoni, in realtà è un insieme di tantissime collezioni, alcune note come la collezione Drovetti, altre che sono ancora da in qualche modo circoscrivere.
Abbiamo per esempio, curiosità, una, tra le collezioni minori è sempre citato Drovetti, perché Drovetti nel 1832 fa una piccola donazione, oltre a quella che aveva venduto nel 1824, compie una piccolissima donazione consistente in una matassa di filo, un pezzo di tela con ricamo a diversi colori, un vasetto di terracotta e altri piccolissimi oggetti. Quindi si può tranquillamente parlare di collezione minore da tenere in considerazione. Non mancano anche collezioni di oggetti moderni, in questo caso la collezione Ferlini, una collezione di riproduzioni di tesori e oggetti ritrovati durante gli scavi delle piramidi presso Meroe in Nubia, in Sudan, e di cui gli originali non sono naturalmente a Torino, ma Ferlini negli anni 60 dell'Ottocento ha voluto donare questa sua piccola collezione di riproduzioni al Museo Egizio, e che queste riproduzioni sono state poi correttamente anche inventariate dal Fabetti Rossi Lanzoni, e quindi sono da tenere in considerazione. Curiosità, anche Schiaparelli, che in questo periodo non era ancora direttore, era ancora probabilmente ancora a Firenze negli anni 80 dell'Ottocento, fa una piccolissima donazione di cui vi è una minima traccia su cui stiamo ancora indagando, dona delle ghirlande di cui stiamo ancora capendo effettivamente se siano ghirlande, se siano dei sinonimi verso i quali dobbiamo ancora fare delle ricerche. E colpisce poi il dono di un sovrano, quindi se la collezione Drovetti è stata patrocinata da Carlo Felice, da altri sovrani, Vittorio Emanuele II non vuole essere da meno. E quindi abbiamo una piccolissima collezione, arrivata in museo nel 1868-1869, dalla dicitura proveniente dagli scavi di Tebe. Quindi ci ha molto incuriosito questa dicitura di questa donazione del re Vittorio Emanuele II, di cui i componenti sono abbastanza controversi, perché questa stella in calcali in realtà è un falso ed fa parte della collezione di Vittorio Emanuele II, quindi anche in questo caso è ovviamente correttamente inventariata dal catalogo Fabetti Rossi Lanzoni, quindi anche in questo caso insomma in museo è arrivato un materiale insomma antico, autentico, e anche materiale in qualche modo discutibile. Però insomma al re non si poteva dire di no, per cui si è accettato anche un falso. Una piccola curiosità è costituita da una ricerca che abbiamo condotto in tempi relativamente recenti, un paio di mesi fa, ed è il cosiddetto fondo busta, un fondo che è una piccola collezione di cui fino a pochissimo tempo fa non sapevamo assolutamente della sua esistenza nel catalogo Fabretti Rossi Lanzoni, di cui gli stessi tre studiosi ottocenteschi non fanno in alcun modo menzione. Si tratta di una collezione di 17 antichità, e attraverso uno studio incrociato di dati e oltre che a un brevissimo elenco della sua collezione, siamo stati anche in grado di riconoscere quasi tutti gli oggetti facenti parte di questa piccolissima collezione, donata nel luglio del 1850 appunto da Maurizio Bussa. Si tratta appunto di 6 statue di gatti, quindi abbiamo una percentuale preponderante di animali in bronzo, in pietra nericcia, così come viene dichiarato, in legno, quindi evidentemente questo Maurizio Bussa era in qualche modo amante di questa particolare categoria di antichità. Abbiamo una statua d'Osiride che attualmente è anche in esposizione in sala 11 e che per la sua perfezione pensavamo potesse far parte della collezione Drovetti. In realtà analizzando e confrontando i vari dati a nostra disposizione siamo stati in grado di poterla ricondurre al suo arrivo a Torino non nel 1824 ma nel 1850. Abbiamo 3 vasi molto particolari e che anche in questo caso identificabili nel Mare Magnum della collezione, 3 vasi di cui qui abbiamo un rappresentante, ma gli altri 2 sono sostanzialmente identici. E poi naturalmente una manciata di usciatti in legno e in faience, e questi ahimè è abbastanza impossibile poterli distinguere rispetto a tutti quelli che si trovano nella nostra collezione. In ultima analisi, una statua virile in trono, nel cartello a sinistra leggesi il prenome del re Tutmosi III e il prenome di Tutmosi I, ci ha molto incuriosito, perché
alta circa 30 centimetri, perché insomma una statua reale di queste dimensioni, di cui anche noi eravamo abbastanza ignari della sua esistenza, ci ha incuriosito e pensavamo potesse essere un oggetto che nel tempo è andato perduto. In realtà poi, facendo delle ricerche e andando sempre più nel dettaglio nella nostra ricerca, siamo arrivati a trovarlo attualmente in museo. Si tratta di questa statua e ci siamo anche accorti del motivo per cui non ci ricordavamo in prima battuta della sua esistenza, perché appunto è una statua falsa, insomma è una statua non egiziana, di cui abbiamo da qui in questa immagine il fronte. E in quest'altra abbiamo il profilo dove si vedono i cartigli, a sinistra di Tutmosi III, a destra quello di Tutmosi I, in realtà è anche incompleto quello di Tutmosi I, per cui siamo stati da un punto di vista felici di poter ricostruire questa collezione, dall'altra insomma ci siamo anche posti la domanda da dove provengono questi oggetti e ovviamente chi è questo signor Bussa, questo Maurizio Bussa. E qui si è aperta una sorta di indagine, una sorta di indagine investigativa su cercare di capire chi sia questo Maurizio Bussa, di cui le informazioni che avevamo erano molto molto scarse. Sapevamo che era un cavaliere, ma non sapevamo a quale ordine afferisse il suo cavalierato. E dopo attente ricerche, insomma, siamo venuti a scoprire che Maurizio Bussa è nativo di Quattordi, in provincia di Alessandria, ed era un medico residente al Cairo. Proprio ieri sono riuscito ad arrivare in possesso del certificato di battesimo di Maurizio Bussa attraverso la diocesi di Asti, e il quale